Zaia e Toninelli su Cave Pedemontana, tavolo tecnico lunedì a Roma per sciogliere il nodo di Montecchio. Valanga in Pakistan, video e messaggio degli alpinisti vicentini a Rete Veneta, domenica tutti a casa. Un anno da sindaco, Francesco Ruffo parla di strade da sistemare dei palazzi storici abbandonati. Gli amici di Rete Veneta segnalano parcheggiatori abusivi, buche sulle strade e biciclette armate. Albero cade e sfonda il parabrezzo di un'auto nel parcheggio dell'ospedale, per fortuna nessun ferito. Teatro Olimpico al via al restauro del portale, proposta di Rete Veneta, stemma fiorito della città in piazza Matteotti. Buonasera a tutti voi, benvenuti a questa edizione di TG Vicenza, TAV e Pedemontana, due grandi opere ed un grande, grandissimo nodo, quello di Montecchio, dove le due infrastrutture si incrociano. Ma qual è il futuro dell'alta velocità? Ne abbiamo parlato oggi con il ministro Danilo Toninelli e con il presidente del Veneto, Luca Zaia. La TAV in Veneto non è mai stata bloccata, lo voglio proprio ribadire con la totale sincerità, non è mai stata bloccata, semplicemente perché non è mai stato posto un veto su quell'opera. Nessun veto alla TAV, che in Veneto non è mai stata bloccata, giura il ministro Danilo Toninelli. Un'opera che non è mai stata nemmeno rallentata dall'analisi costi-benefici. Analisi costi-benefici che va parallelamente con lo stato d'avanzamento dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana, serve a migliorare. Prossimi giorni la pubblichiamo, ma RFI ha avuto un mandato chiaro, guai a voi se limitato o bloccate i lavori. Ci sono delle altre attività portate avanti da RFI che riguardano ad esempio le prescrizioni ambientali e quello di competenza di altri ministeri, quindi bisogna anche smettere di continuare a pensare che sulle spalle del sottoscritto del mio ministero ci siano tutte le cause di eventuali lungaggini di opere, di cantieri che sono già in ritardo purtroppo, e sottolineo purtroppo, da anni. Quella è un'opera strategica che va fatta, appunto. Un'opera strategica per l'Italia, per il Veneto, per il Vicentino, un'opera che va fatta. Il ministro Toninelli ci mette un bel punto, anche se oggi c'è da sciogliere il nodo di Montecchio Maggiore, dove si incrociano Pedemontana, TAV e A4. L'ambiente ministeriale oggi è nella direzione di chiudere questa partita. Pensare di realizzare un'autostrada di 94,5 km e non avere l'innesto sulla 4, avere guai nell'intersecazione con la ferrovia, direi che proprio non ci sta. Pedemontana e TAV, sì, abbiamo già costituito un tavolo tecnico, lì diciamo l'inghippo che va risolto riguarda la delibera CIPE che diceva: siccome dovete fare l'opera TAV e siccome c'è contemporaneamente il cantiere, dovete far sì che combacino i progetti per evitare che si inizi un lavoro che poi si interrompa. Tavolo tecnico lunedì al mio ministero, cerchiamo di risolvere, abbiamo già convocato il concessionario autostradale. E parliamo di FAS adesso, perché oggi con un tweet il ministro dell'Ambiente Costa annuncia per la settimana prossima la firma del decreto ministeriale sui limiti nazionali FAS, e non si è fatto attendere il commento dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin, che dice: aspettiamo solo di vedere adesso se ci aiuteranno nell'applicare limiti più restrittivi posti dal Veneto. E intanto sono pronti a tornare a casa gli alpinisti della spedizione travolta da una valanga in Pakistan, tre i vicentini, fra cui il capo cordata Tarcisio Bellò. Oggi hanno mandato, pensate, un video a noi di Rete Veneta da Islamabad, dove sono pronti per partire per la volta di Istanbul dalla Turchia, poi arriveranno con un volo a Venezia domenica pomeriggio, il ritorno a casa quindi si avvicina, ma ascoltiamo il loro videomessaggio. Ciao a tutti i veneti, all'Italia, al mondo che ci aveva dato, che ha sentito la notizia che eravamo dispersi. Ringraziamo per la grande apprensione passata da tanti amici, sostenitori, familiari e tutti, diciamo, quelli che amano il mondo della montagna. Siamo sopravvissuti, è stata un'esperienza durissima. Purtroppo il nostro amico Imtiaz Ahmad è rimasto vittima di questo incidente.
e ci dispiace tantissimo per la famiglia, per i figli, per tutta la comunità che diciamo si è stretta attorno a lui. Da parte delle vallate, dei villaggi pakistani abbiamo ricevuto tantissime attestazioni di stima, di riconoscenza per il lavoro fatto in 10 anni nella costruzione di un acquedotto, di un ponte, e l'avvio del centro del Climbing Center Cristina Castagna, che vorrebbe insegnare tecniche di alpinismo e però al momento non ha risorse per fare questa attività. Quindi con gli amici Luca, David e Tino, che siamo fortunati di essere ritornati assieme a Nadima e Sakila, salutiamo tutti, rincorriamo tutti quanti il nostro stato di salute. Qualche problema c'è, però insomma si dovrebbe risolvere. Le ferite del corpo si curano, quelle dell'anima vedremo. Bene, facciamo un in bocca al lupo per i 4 della spedizione e il loro rientro in Italia. Voltiamo pagina adesso, perché torniamo a valutare con Francesco Rucco il suo operato ad un anno dalla sua proclamazione. Dunque, ecco la 4ª puntata della serie Un anno da sindaco ai raggi X. Un anno da sindaco di Vicenza, anche oggi siamo nell'ufficio del sindaco Francesco Rucco per verificare insieme la realizzazione dei punti previsti nel contratto firmato con Rete Veneta. Abbiamo già scorso la sicurezza, il centro storico, il commercio, il turismo, il crack BPV, oggi parliamo di sociale. Sociale. La prima cellula della società è la famiglia. Mi impegno a investire sulle giovani coppie e sulle strutture per gli anziani e per disabili. Accoglienza diffusa per i profughi dopo aver mappato le strutture disponibili, alla strutturazione delle quali non si accetteranno nuovi richiedenti asilo. Beh, direi che il sociale è uno dei punti salienti della sua amministrazione. Sì, è uno dei punti salienti, e facendo anche un po' di autocritica va detto che però si poteva fare molto di più. Abbiamo trovato, e questa è stata una delle cause a cui mi riferivo all'inizio delle nostre interviste, un comune distrutto, in macerie. Il sociale ne ha risentito. Dopo anni di inerzia anche sul sociale non avevamo le risorse per poter sostenere alcune cose, con anche un problema di bilancio e un buco di bilancio importante. Stiamo però, nonostante questo, dando risposte a tutti, sia sugli alloggi che per quanto riguarda i contributi alle famiglie e soprattutto per i profughi, rispetto all'accoglienza diffusa che oggi deve essere regolamentata. Allora andiamo al prossimo punto. Strade. Mi impegno ad asfaltare le strade e i marciapiedi dissestati e a riqualificare gli edifici in stato di abbandono nei quartieri. In centro, con regolamento comunale, si obbligheranno i proprietari a ristrutturare le facciate dei palazzi storici per motivi di sicurezza e di decoro. Questo è uno dei punti salienti del contratto di Rete Veneta, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo per i proprietari dei palazzi storici di manutentarli, perché è una questione di sicurezza e di decoro per la città del Palladio. Beh, diciamo che rispetto a questo tema c'è lo studio e l'esame di un regolamento che possa permettere al Comune di intervenire. Noi in alcune zone siamo intervenuti con delle ordinanze ad hoc, come quella di Via dei Montecchi nella zona di Ponte Alto, dove c'erano delle situazioni di abbandono e di degrado, siamo intervenuti obbligando i proprietari a intervenire e ripulire. Poi per quanto riguarda strade e marciapiedi, in particolare le asfaltature, ci saranno circa una 50 di cantieri, 30 anche molto impattanti in città quest'estate, e sono tutti lavori stradali, sia di manutenzione che di miglioramento appunto del flusso viabilistico, che ci permetteranno quindi di avere delle zone migliori anche in termini di asfaltature di strade e marciapiedi. Bene, ringraziamo il sindaco Francesco Rucco, continueremo domani a verificare il contratto di Rete Veneta, quindi continua. E quali sono i problemi che vivete ogni giorno davanti a casa vostra? Noi di Rete Veneta li porteremo al sindaco di Vicenza o del paese dove abitate, e quindi dite la vostra anche con il numero che vedete in sovraimpressione. E adesso diamo spazio ancora alle vostre segnalazioni che abbiamo ricevuto in redazione. Gli amici di Rete Veneta raccontano, noi trasmettiamo. Sentinelle attente, i nostri cari telespettatori ci mandano le loro testimonianze. Ecco un video. Gianni scrive:
parcheggio dell'ospedale di Vicenza ieri pomeriggio. E voilà, si vedono i soliti posteggiatori abusivi. Nonostante il pugno duro dell'amministrazione, non si riesce a porre fine a episodi di insistenza e talvolta di vera e propria aggressione, in particolare nei confronti degli anziani. Le multe si sono rivelate un'arma spuntata perché non vengono pagate, ma il decreto sicurezza prevede l'allontanamento di questi abusivi. Insomma, nel parcheggio dell'ospedale, che è al servizio di anziani, di malati, dei familiari dei pazienti, sarebbe utile un custode, un vigilante fisso. Noi di Rete Veneta porteremo questa proposta al sindaco Francesco Rucco. Ma vediamo quest'altro post di Claudio, che osserva: il manto stradale è ridotto veramente uno schifo, ci sono buchi ovunque, e conclude: sarà mia cura mettere in evidenza alcune strade con buchi. Lo ringraziamo e aspettiamo le sue segnalazioni, come abbiamo sempre fatto. A volte, ottenendo anche una soluzione veloce, porteremo la questione all'assessore competente. Infine, fuori dal nostro gruppo Facebook, siamo incappati in questo post che arriva da Schio. Si vede la foto di una bicicletta appoggiata al muro, una come tante, lungo la strada, ma incredibilmente, a ben guardare, sotto al sellino c'è un coltello. Il commento è: cominciamo ad osservare le biciclette e se notiamo armi bianche al seguito, avvisiamo subito i carabinieri. Ringraziamo i nostri telespettatori e quei cittadini che guardano la città con occhio attento e invitiamo tutti a fare altrettanto scrivendoci un'email all'indirizzo vicenza@reteveneta.it oppure un sms al numero 351 1751 866, o se preferite pubblicate i vostri messaggi, le vostre foto o i vostri video sul gruppo Facebook Gli Amici di Rete Veneta. Portateci le vostre istanze, i vostri problemi, le vostre proposte. Noi saremo la vostra voce. E nessun ferito, ma tanta paura nel parcheggio dell'ospedale di Vicenza, dove il ramo di un albero, pensate, è piombato su un'auto ferma in sosta, distruggendo il parabrezza. Vediamo. Era parcheggiata qui in via Rodolfi, a ridosso dell'ospedale San Bortolo, in un posto per disabili. È la tarda mattinata di questo primo giorno d'estate, quando su questa Fiat 500 piomba un ramo da uno di questi alberi ad alto fusto. Solo per fortuna all'interno non c'è nessuno. La proprietaria in quel momento è in ospedale, dove aveva accompagnato la madre. Il ramo ha mandato in frantumi in parabrezza. La carrozzeria, a un primo sguardo, pare intatta, ma il danno è evidente. Un episodio stigmatizzato dall'assessore al verde pubblico Claudio Cicero. Questo è l'indice di quello che succede quando il patrimonio arboreo, in questo caso, non è stato manutenzionato negli anni. Perché? Perché non bisognava tagliare le piante. Cosa sbagliata. Noi stiamo sostituendo le piante, lo stiamo facendo con tanto ardore e tutte le piante che devono essere tagliate saranno tagliate, questo ve lo garantisco. La zona è stata immediatamente transennata, impedito, in attesa del taglio non solo di quest'albero ma degli altri tre ridosso, anche il passaggio alle persone a piedi. Sul posto a controllare la situazione gli agenti della polizia locale, solo danni alle cose, ripetono i passanti. E intanto sono stati avviati proprio oggi i lavori di restauro del portale monumentale d'ingresso del Teatro Olimpico di Vicenza. L'amministrazione rinnova l'impegno a realizzare la proposta fatta da Rete Veneta, ovvero lo stemma fiorito della città in piazza Matteotti. È frutto della collaborazione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione Amici dei Monumenti e l'avvio dei lavori di restauro del portale del Teatro Olimpico. 24.000 euro sul tavolo grazie a un finanziamento ottenuto dal Ministero, altri 40.000 per la sistemazione delle mura messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Un lavoro fatto in sinergia. Ci sarà un ingresso da Piazza Matteotti, che poi di fronte a Palazzo Chiericati, veramente trionfale. Un bene immenso il Teatro Olimpico per la città di Vicenza, opera del genio di Andrea Palladio, visitato ogni anno da migliaia di persone. Un flusso che continuerà anche nel periodo del restauro, conclusione prevista entro la fine del mese di luglio. E in omaggio a questo gioiello, ecco la proposta di Rete Veneta, lanciata alla fine del mese di maggio e raccolta dall'amministrazione.
bisbigliamo anche un'altra proposta, quella di estendere l'aiuola con il simbolo fiorito di Vicenza non solo a Campo Marzo ma anche a Piazza Matteotti. Beh, questo è nelle intenzioni. Una proposta che abbiamo ricordato all'assessore Claudio Cicero, che è tornato a rinnovare il suo impegno. Fatta quella della stazione, di fronte alla stazione, volevamo realizzarla anche qui perché ci sarà un riordino di queste aiuole esterne ma anche quelle interne del Teatro Olimpico, e nel riordino ci sta tutta anche il simbolo del Comune di Vicenza, così come abbiamo ripristinato quello al lato della stazione. Ecco, ha dei tempi per questo progetto? Speriamo entro la fine dell'estate, perché abbiamo tantissimi cantieri in atto e tante cose da fare, però l'impegno c'è, magari se riuscissimo a farlo per l'8 settembre sarebbe una grande cosa. E noi di Rete Veneta ci segniamo questa data e per quanto ci riguarda la questione non è chiusa, ma continua. E adesso altre notizie di cronaca da città e provincia. Velo d'astico. Si potrebbe riaprire il caso della scomparsa delle mogli dell'allevatore morto nel 2011 a 64 anni. A fine 2017 gli archeologi forensi hanno ritrovato l'unghia di un'alluce nell'area dove l'uomo allevava maiali. Ora le analisi dei RIS avrebbero confermato che l'unghia apparterrebbe alla seconda moglie romena, scomparsa nel 1999. Il reperto porterebbe a pensare che il corpo della donna, che da quanto risulta a quell'epoca sarebbe stata in fase di separazione dal marito, sarebbe stato fatto sparire nella porcilaia. La stessa fine, secondo le ipotesi investigative, potrebbe averla fatta anche la prima moglie dell'uomo, di cui si sono perse le tracce nel 1988. Ricerche più approfondite potrebbero partire sulle tubature e sulle vasche della porcilaia, dove i carabinieri sarebbero tornati nelle ultime ore per un sopralluogo. Zermeghedo. Le fiamme gialle di Vicenza confiscano beni e disponibilità finanziarie a una conceria da tempo inattiva. Le indagini avevano fatto emergere gravi anomalie nella contabilità con ricadute sulla dichiarazione dei redditi. Secondo la Guardia di Finanza, la società avrebbe dedotto costi riferiti a fatture non esibite dal titolare, un 69enne di Zermeghedo, o per le quali non era stato possibile risalire al fornitore a causa di annotazioni estremamente generiche sul registro IVA degli acquisti. In questo modo la società avrebbe sottratto a tassazione diverse centinaia di migliaia di euro e avrebbe commesso un'omissione sulla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per questo le fiamme gialle hanno denunciato l'amministratore 69enne per omessa dichiarazione e dichiarazione infedele e hanno proceduto al sequestro preventivo del profitto del reato nei confronti della società e dell'indagato per un valore di 334.774 euro. Montecchio Maggiore. Dovranno tutti pagare una multa da 206 euro i cittadini pizzicati ad abbandonare rifiuti in modo selvaggio nel territorio comunale di Montecchio. 10 le persone individuate dall'inizio dell'anno. L'ultimo episodio risale alla scorsa settimana in via Gualda, dove il cittadino è stato individuato grazie a un sistema privato di videosorveglianza che ha immortalato il conducente di un'auto a gettare un sacchetto di rifiuti davanti all'ingresso di un'abitazione. E siamo in chiusura questa sera alle 21.15, vi ricordo Focus, condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli. Per questa puntata ospiti saranno Erika Baldin, Corrado Callegari, Alain Luciani, Paola Roma e Simonetta Rubinato. Ed è tutto, io mi fermo qui, grazie per essere stati anche con TG Vicenza, buon proseguimento di serata, arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. Rispetto agli altri giorni, condizioni di maggiore instabilità, soprattutto sulle zone montane e pedemontane con annuvolamenti alternati a schiarite. Sulla pianura interna da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, in prevalenza soleggiato sulla costa. Probabili rovesci o temporali sparsi a partire dal mattino dapprima sulle zone montane, poi in successiva estensione anche a quelle pedemontane e pianura più interna nel pomeriggio. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it